il centro di pet therapy dell'US 4 Alto Vicentino è stato costituito nel 2008 e allocato qui a Montecchio Precalcino negli spazi di Villa Nievo Bonin Longare. A questo centro è stato affidato il preciso mandato di effettuare attività clinica, effettuare formazione e nonché ricerca, allo scopo di dimostrare se e in che modo gli interventi assistiti con gli animali, comunemente chiamati anche pet therapy, possono rappresentare un'importante risorsa educativa e sanitaria, in grado quindi di integrare e rafforzare le terapie o i percorsi educativi tradizionali, e per capire anche nei confronti di quali tipologie di utenti fosse maggiormente indicata. All'interno del centro vi opera un'equipe multiprofessionale costituita da una psicologa, un'educatrice professionale, un medico veterinario e un responsabile per la parte amministrativa. Tutte figure professionali che, oltre a svolgere il lavoro per il quale sono state abilitate, sono anche coadiutori cinofili e istruttori di cani, nel senso che ciascuno di noi opera all'interno degli interventi assistiti con i propri animali. Tutte le figure sono state adeguatamente formate, come pure formati sono stati i 9 cani che attualmente collaborano con noi. I cani appartengono a varie razze, e alcuni sono meticci, maschi, femmine, di varia età, a dimostrare che non esiste una razza più idonea dell'altra, ma ogni singolo soggetto, ogni singolo cane ha delle peculiarità specifiche che lo rendono idoneo ad interagire all'interno di uno specifico contesto. Ad esempio, alcuni cani possono essere indicati maggiormente a operare all'interno di case di riposo con anziani, altri con le scuole con i bambini. Allora, un altro dei compiti importanti di questa equipe è quella della formazione. Ci occupiamo di formare persone, professionisti che vogliono lavorare all'interno degli interventi assistiti con gli animali, prevalentemente col cane. Allora facciamo un corso di primo livello e un corso di secondo livello per coadiutori dell'animale. Il primo corso dura circa 6 mesi, è un corso più di tipo informativo. Intanto cerchiamo un po' di chiarire bene cosa sono gli interventi assistiti con gli animali, no? Quindi in realtà si servono a lavorare con persone, con utenti, con clienti, con pazienti che comunque hanno bisogno di modificare il proprio assetto clinico, di poter star meglio, di poter andare verso un perlomeno il benessere o comunque verso una cura. Allora, i coadiutori dell'animale, quindi del cane, che vogliono sperimentarsi in questo tipo di esperienza, faranno un primo livello. Quando comprenderanno che quella può essere la loro strada, allora se avranno voglia potranno anche poi accedere al secondo livello. Quello di tipo più professionalizzante, dura circa un anno e mezzo, e lì, oltre a lavorare con l'animale, col cane, incontreranno dei professionisti che si occupano di anziani, che si occupano di disturbi alimentari, che si occupano di dipendenze, che si occupano di disturbi generalizzati dello sviluppo, ecco, in maniera tale da capire bene cosa significa lavorare in quell'ambito, che tipo di pazienti si troveranno, quindi con quali aspetti funzionali, con quali aspetti comportamentali, in maniera tale che avranno anche delle competenze per capire e aiutare quindi lo psicologo, l'educatore, nello scegliere le attività più utili a quel tipo di paziente. Al secondo livello accedono anche i referenti di intervento. Chi sono? Sono gli psicologi, gli educatori, i medici, i fisioterapisti che vogliono acquisire delle competenze per poter allargare il loro bagaglio, come dire, professionale, e quindi, oltre ad utilizzare le normali modalità, tecniche, teorie di riferimento rispetto alla cura del paziente, vogliono anche acquisire queste competenze agli interventi assistiti per poter utilizzarle quindi nel loro processo di cura.
Altro aspetto che stiamo portando avanti da circa un anno e che ci accompagnerà ancora per 6 mesi è un progetto europeo, TED, si occupa di formazione innovativa, soprattutto di tipo professionale e per soggetti che allo stato attuale non hanno un lavoro, sono inoccupati, sono disoccupati. Per acquisire una competenza specifica. All'interno di questo progetto è presente l'Italia, la Spagna, la Germania, il Belgio, l'Inghilterra e la Polonia. Queste nazioni hanno ritenuto che il nostro progetto formativo, quello di cui parlavamo prima, dal primo livello e dal secondo livello, è davvero interessante rispetto alla possibilità di formare persone, professionisti che vogliono utilizzare questi strumenti clinici, questi strumenti terapeutici, questi strumenti educativi, dove il ponte rispetto al benessere, rispetto alla cura è l'animale, prevalentemente il cane. E allora ci hanno chiesto di collaborare all'interno appunto di questo lavoro. Inizialmente ci sarà un progetto che si chiama pilota, quindi si stabilirà un percorso di circa 5-6 mesi di formazione. Vedremo un po' come andrà questo primo avvicinamento, un po' questo livello a questo progetto europeo, e dopodiché da lì nascerà invece un corso e quindi un percorso che accompagnerà un po' tutti questi stati. Allora, il centro si occupa di interventi assistiti con gli animali, definita anche pet therapy, in particolare sia di progetti clinici che sperimentali rispetto alle terapie e anche all'educazione assistita con gli animali. Dal 2008, sì, 2008 ad oggi il centro si è occupato di progetti all'interno di scuole per l'integrazione e inclusione in presenza di ragazzini con disabilità o problemi comportamentali, di progetti pilota e di sedute individuali, incontri individuali con patologie di vario tipo. Quindi l'età può variare dai 6 ai 25-26 anni rispetto alle terapie individuali. Rispetto ai progetti sperimentali, è ancora in corso e in conclusione. Due specifici riguardano i disabili gravi e gravissimi e le case di riposo. All'interno dei centri diurni i soggetti hanno disabilità importanti, scelti appositamente con un'omogeneità di obiettivi, mentre all'interno delle case di riposo sempre soggetti, ospiti, residenziali quindi con forte depressione o comunque assenza di interesse nei confronti delle attività quotidiane. I progetti scientifici sono multicentrici, quindi significa che coinvolgono più centri diurni, quindi 4 centri diurni e 6 case di riposo, per avere poi una campionatura importante all'interno di questi due progetti. Il mio compito all'interno di questa equipe è quello di dare un supporto amministrativo e organizzativo a tutte le attività che vengono svolte, sia dal punto di vista istituzionale che relazionale. Tengo i contatti con le strutture che sono coinvolte nei progetti, con i docenti che collaborano con noi nello svolgimento dei percorsi formativi, con i corsisti che partecipano ai nostri corsi, anche alla conclusione dell'attività didattica e con tutte le persone, tutti coloro che vogliono avere delle informazioni. Per diffondere e dare visibilità alle attività svolte, tengo aggiornata la nostra parte di competenza del nostro sito ULSS. E mi occupo anche di inserire e pubblicare eventuali articoli dei giornali che riportano le attività che svolgiamo. E tutto questo è fatto in un'ottica di costruire una rete di relazioni fra tutte le persone che insieme con noi sono interessate a capirne di più e a mantenere dei contatti in un ambito di interventi assistiti con gli animali.